match che ha dell'incredibile, quello dello scorso 20 dicembre disputato alle Palambienti, che ha visto in campo la Gagauzi Basket contro Lecco. Un Palambienti gremito come al solito, che dopo il primo canestro della partita, realizzato da Luca Bedetti, ha lanciato in campo centinaia di peluche che saranno distribuiti dai giocatori della Gagà nei reparti pediatrici degli ospedali di Chiari e Manerbio. Poco dopo l'esordio di Matteo Martini, che è tornato a indossare la maglia firmata Gagà Milano per il terzo anno consecutivo. Insomma, tutto troppo bello per essere vero. Persino il distacco di oltre 10 punti dal Lecco ci ha fatto ormai pensare che il capitolo sconfitte fosse stato messo da parte. Ma a rovinare il tutto è stato l'ultimo quarto. Mancano pochi secondi alla fine e il distacco di punti tra Orzinuovi e Lecco diminuisce sempre di più, ma il fischio finale è ormai prossimo. Manca una manciata di secondi, il punteggio è di 71-70 per la Gagà, il cronometro è sullo zero e l'arbitro fischia, ma non era il solito fischio finale. 3 tiri liberi a favore del Lecco per un fallo abbastanza dubbio. Primo tiro, canestro, 71 pari. Secondo tiro, la palla è fuori, sempre 71 pari. Terzo tiro, canestro, 71-72. La partita è finita e il Lecco canta vittoria. Rabbia, delusione e amarezza la fanno da padrona tra giocatori e tifosi dell'Orzinuovi. Quello che è sicuro è che sarà un Natale di duro lavoro per Elia Antonio e i suoi ragazzi, e ad affermarlo è stato il presidente Zanotti, che ai microfoni di Mario Iacomelli nel post partita ha esordito con un "ce la siamo cercata".